Ciao ragazzi, stasera video make-up, ogni tanto ce l'ho. Stasera mi sono ispirata all'ultimo album di Britney Spears che si chiama Britney Jenny, qualcosa del genere. Diciamo che nella versione originale è in bianco e nero, quindi il trucco non si vede, però nella versione deluxe o deluxe, diciamo che ha colori con uno sheer. Scusate, sto parlando di caldo, devo chiudere la finestra. Con uno sheer molto, molto dorato. Ho cercato di ricreare al meglio delle mie possibilità. Sapete che io non sono né una make-up artist né niente. Mi diletto a truccarmi, a piastricciarmi la faccia come mi dicono in molti. Quindi vi lascio al video. Spero che vi piaccia. Spero che vi possa essere utile. È un trucco molto facile. Alla fine, una sfumatura di marrone sull'occhio con un po' di punto luce all'interno. Per il viso è abbastanza luminoso, quindi anche per l'estate, anche se siamo agli sgoccioli, va più che bene perché regala questo sheer sul viso. E il rossetto, che dovrebbe essere sinceramente meno glossy, ma non ho un rossetto marroncino, almeno non lo trovo, un marroncino non glossy, quindi tra virgolette mi sono arrangiata. Quindi spero che il video vi piaccia e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba! Ok, ho già fatto quasi tutta la base e ho colorato un occhio. Di base ho usato, vabbè, un po' di correttore sotto l'occhiaia e ho creato una base molto leggera con il mio fondotinta che ora non trovo, vabbè, con il mio fondotinta, che è il solito fondotinta che uso anche durante l'inverno, e l'ho applicato con una spugnetta da fondotinta bagnata. Scusate se sono rimbalzata, perché per avere un effetto meno coprente, per un semplice motivo: stamattina sono andata a mare e quindi ho preso un quarto di tonalità in più, quindi non volevo coprire più del dovuto. Comunque è un fondotinta abbastanza coprente, quello dell'Astra. Oddio, non lo trovo, non lo trovo. Vabbè, e ho fatto solo un leggero contouring. Ora insieme facciamo l'altro occhio e finiamo il make-up. Allora, la prima cosa che vado a fare è mettere una base. Io uso sempre questa della Clio for Pupa, visto che sono quasi agli sgoccioli. La vado a prendere con un pennellino a setole sintetiche e la metto sulla palpebra sia mobile che fissa. Io sto per far crollare tutto, ok. La metto, cioè uso il pennellino giusto per iniziarla a mettere, la tiro un pochino di qua e di là e poi vado col dito e la porto sia sulla palpebra mobile che quella fissa. Ok, poi secondo passaggio. Prendo questo gel, questo, come si chiama? Eyeliner in gel della Essence, quello marrone, che si chiama London Baby, da una parte all'altra dell'Atlantico. E va bene, quello marrone lo prendo con un pennellino piccolino, soltanto per avere una base colorata. Anche se questo, non so, guardate qua, sì, un attimo, vado a vedere com'è, visto che c'è ancora abbastanza prodotto, vorrei cercare di farlo ritornare in vita. Comunque, non lo metto all'inizio dell'occhio, ma mi concentro bene all'attaccatura, salendo. Vado comunque a creare una forma abbastanza allungata verso l'esterno. Comunque Britney Spears ha l'occhio cadente, ovviamente il suo trucco è creato in modo da evitare la palpebrina cadentina. Dopo che l'ho iniziato a mettere con il pennellino, vado bene a lavorarlo con le mani, così si riscalda anche un pochino e mi crea una base colorata. Okay. Dopo di ciò prendo una spugnetta per applicare il colore. È quasi finito, comunque è un marrone medio
freddo direi, opaco, lo vado a mettere sul colore che abbiamo appena applicato, quindi sulla base colorata, e mi alzo leggermente senza arrivare all'angolo. Quindi inizio e lo porto un po' sulla palpebra, salgo nella piega e creo questa forma a nocciola. Salgo abbastanza qua nella, questo è il mio osso, sopra l'osso tiro abbastanza. È un trucco che è abbastanza concentrato qua, sempre per il fatto che le alzano la palpebra mobile che è un po' cadente. Poi dopo prendo, se lo trovo, trovato, il pennellino da sfumatura, questo è di Kiko, e inizio a sfumare i bordi alti, a entrare nella piega e iniziare a fare un lavoro di sfumatura. Quando vedo più o meno che le due sfumature sono similari, comunque anche sfumando cerco di allungarmi qua, prendo un pennello un po' più piccolo, questo è quello da Smokey Eye della Essence, e un ombretto nero, questo è glitter ma mi serve giusto un tum. Vado piano piano piano, non sporco più di questo, anzi questo è anche troppo, lo stempero sulla mano e vado all'interno della piega a scurire quest'angolino. Dopo che le ho messo con questo tipo di pennello, vado a riprendere quello da sfumatura perché faccio prima e vado e continuo a sfumare. Quando è tutto bello sfumato, prendo un beige miele. Ve lo faccio vedere in una confezione pietosa, lo so, ma è l'unico beige miele. Questa è una vecchia confezione della Pupa. È praticamente massacrata. Ho anche dovuto rigare, non so quando e come, la cialda, ma non ho un beige miele. È l'unico che passa il commento. Comunque lo prendo col pennellino da sfumatura della Kiko e vado a fare un po' di transizione. Cerco di guardare verso il basso perché la transizione la voglio qua. Nella fotografia lei ha gli occhi abbassati, quindi io dalla foto lo vedo qua e qua lo vado a ricreare. Inizio a pensare un pochino alla rima ciliare inferiore. Prendo una matita marrone, questa è dell'Eofidra, si chiama P25 marrone glitterato, è un marrone caldo. Traccio la linea al di sotto evitando ovviamente sempre l'angolino. Non mi spingo all'interno della rima, quindi vado proprio a contatto con le ciglia. Credo che questa sia una posizione comoda o no? Che ne pensate? Sfumo leggermente con le dita e prendo poi una matita nera, questa è sempre dell'Eofidra, doveva essere nero profondo ma non c'è più il codice, ho temperato oltre il codice quindi non so, e la vado a mettere nella parte centrale, quindi qua mi spingo leggermente, non arrivo all'angolino, quindi vado qua sotto un pochino sul laterale, questa specie di mezzaluna di segno, e sempre col dito vado a sfumare. Ancora una matita, questa è dell'Essence, però si chiama, come ti chiami? È una Casual Pencil, non so neanche se la producano più, è la 19 All I Want, è
questa. La vado a mettere all'interno e nell'angolino. Qua sotto nell'angolino e poi la fisso con un beige chiaro. Questa è da una palette della Kiotis, in collezione c'è anche un beige così chiaro, ma non mi ricordo il numero. Allora lo vado a mettere qua proprio. Mi tiro su e sfumo col marrone e anche qua sotto. Riprendo il beige e vado qua. A differenza del mio solito, questa parte qua cerco di non illuminarla, illumino solo questa parte. Ok, e il trucco occhi è praticamente finito. L'unica cosa che manca ovviamente è il mascara e le sopracciglia. Io vado a piegare le mie ciglia, metto il mascara, faccio tre passate con, lo stavo aprendo, con questo di Revlon, come ti chiami, 3D Volume, e poi su vado a mettere questo allungante di Essence e sotto mi metterò questo qua della Monella Make Up, che è una provina, solo perché ha lo scovolino piccolino e mi è comodo per evitare di sporcarmi. Quando okay, vado a pettinare le sopracciglia con il mio solito spazzolino da denti. Oddio, che succede? E le riempio con il kit di Essence. Ok, visto che lei è molto, ovviamente fatto con Photoshop, è molto luminosa, come seconda cifra, quindi non quella fissativa ma quella iridescente, userò le Meteorite di Guerlain. Io ce l'ho in questo contenitorino piccolino, me l'ha regalata un'amica, mi ha regalato qualche pallina per provare, quindi vado a molto scialla, come si dice, a passarla su tutto il viso, così mi regala questo aspetto, io non so come si dice, irradiante, illuminante, e in più mi becco anche il profumo di violetta, che non fa mai male. Poi vado a mettere dell'illuminante in maniera abbastanza abbondante sia sugli zigomi che un pochettino qua avanti, vedi discorso precedente. Questo è un illuminante in polvere, faccio diversi pallini e sfumo direttamente con le mani, così questa zona sarà bella che illuminata quando mi muovo e la luce colpisce questa zona. Da fotografia lei ce l'ha anche sul naso questa iridescenza, ma a me personalmente non è un effetto che mi piace, quindi non lo vado a mettere. Poi un altro punto luce evidente ce l'ha sull'arco di Cupido e sul labbro inferiore, quindi ora andrò a ricreare sempre con questa polvere anche questi due effetti. Quindi prendo un altro po' di polvere e faccio un puntino sul labbro, questo è anche un trucchetto che serve per rendere le labbra più polpose. Un altro trucchetto sarebbe scurire con la terra sotto qua, ma stasera non ci serve. Ok, poi fard. Del fard un po' di terra marroncina sulle guance e sempre portata verso l'alto, e noi facciamo la stessa cosa, ne prendo un quantitativo, elimino l'eccesso e porto verso su, non molto marcato perché non lo è, però ci sta. Allora, ora dobbiamo fare le labbra. Prima cosa che vado a fare, vado a mettere una matita marroncina sul contorno delle mie labbra, poi con un pennellino per labbra lo porto verso giù.
quindi sfumo i contorni. E sulle labbra vado a mettere questo che è un 4 di rossetti di Cargo nella tonalità dove sei, South Beach. Metto questo che, come vedete, è quello che mi piace di più, è un marroncino. Una cosa che si potrebbe fare per stemperare questo rossetto che è troppo lucido è quello di prendere scusate, stavo affogando sola, di prendere un fazzolettino, togliere un velo, quindi utilizzare un solo velo, prendere della cipria e, appoggiando il velo sulle labbra, eliminare con la cipria. Con la cipria si elimina sia l'effetto glossy che fa durare di più il rossetto. Ora l'effetto è un pochino più simile all'immagine dell'album. Ok, sono qua fuori, mi vedete, mi devo ancora andare a vestire e fra 10 minuti il mio fidanzato è qua, quindi mi devo anche sbrigare. Spero che il video di stasera vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, in gamba!